luci e ombre su questa legge del superbonus del 110% e non si capisce il perché. Ogni giorno persone mi telefonano, mi mandano messaggi per chiedermi la stessa cosa. Ma perché ci sono queste incomprensioni? Eppure la legge sembrerebbe abbastanza chiara, ha individuato, indicato che bisogna superare due classi energetiche, che c'è lo sconto in fattura, la cessione del credito o la detrazione fiscale del 110%, però tutto non è chiaro. Cerchiamo in questo video di fare un po' di chiarezza su tre cose importanti, tre punti. Vediamolo dopo la sigla. Ci sono tre scogli da superare, però prima voglio rispondere a una domanda molto gettonata che è: ma quanto costa un tecnico? Come si superano due classi energetiche? Allora ti consiglio di vedere due o tre video molto brevi, semplici e veloci sul sito di Ristruttura e Ci Guadagno, nella pagina speciale Super Bonus. Perché ti servirà conoscere e guardare questi video? Conoscere che cos'è una classe energetica e come ti supera ti farà capire alcuni dubbi che ti verranno in mente nel giorno in cui chiederai al tuo tecnico, architetto, quando cominciamo i lavori? Il progetto ormai è pronto. E lui ti risponderà: incominciamo tra 3 mesi. E tu non capirai il perché ti sta dicendo tra 3 mesi. Ti risponderà: sì, ma ci sono le classi energetiche, così e così. Oppure gli chiederai: qual è il suo onorario per tutta questa operazione? Ti dirà una cifra e tu rimarrai senza parole e dirai: com'è possibile che viene tanto? E lui ti risponderà: sì, ma le classi energetiche, il certificatore, ho dovuto fare questo e fare quest'altro. Se guarderai questi video, capirai per quale motivo questa legge è così complicata, farraginosa, nonostante magari tu abbia dei requisiti. Quindi partiamo proprio da questi. Ci sono tre scogli importanti da superare. Il primo è avere una casa che ha i requisiti per legge, quindi una casa indipendente, deve essere almeno indipendente, può essere unifamiliare, plurifamiliare, in condominio, però deve avere un accesso indipendente. Può essere anche prima o seconda casa, perché ormai questo è stato superato. O addirittura potresti applicare questa legge su due case di tua proprietà. Il secondo scoglio e i requisiti per poter superare due classi energetiche. Quindi dal punto di vista della riqualificazione energetica devi magari inserire un fotovoltaico, un cappotto, una pompa di calore, gli infissi, quindi una serie di lavorazioni e forniture. Alcune volte può accadere che tu hai superato il primo scoglio della casa indipendente, però non riuscirai a superare il secondo scoglio per vari motivi, le casistiche sono tante. Come ti ho già spiegato, puoi avere un fotovoltaico che non puoi installare perché il tuo terrazzo è sempre in ombra dalle case più alte dei vicini. Può capitare che non puoi installare il cappotto perché è complicato, sono delle case con delle cornici e prospetti particolari, oppure ti trovi a confine con un terreno sul quale si deve costruire in aderenza. Oppure non hai la superficie richiesta del 25% su cui applicare l'isolamento termico, quindi pareti e solaio, che può essere dritto oppure inclinato, come nel caso di alcune case con il tetto a spiovente, no? Le classiche case in campagna. Quindi è uno scoglio non facile da superare. Una richiesta che spesso mi è capitato di ascoltare è: una persona che ha il fotovoltaico e vorrebbe mettere il cappotto, oppure viceversa, una persona che ha il cappotto e gli infissi e vorrebbe mettere il fotovoltaico. Da soli questi interventi sono difficili da poter superare due classi energetiche, quindi su questo c'è una massima attenzione riguardo questa difficoltà, perché il rischio è proprio quello che dicevo in un video: chi paga il tecnico se non si superano le due classi energetiche? Però fa parte di un altro aspetto. E poi c'è il terzo scoglio, quindi hai superato il primo.
Hai superato a fatica il secondo e alla fine arrivi al terzo e magari ti fermi e ti mordi i gomiti perché non hai la possibilità economica. La legge ci mette a disposizione tre formule. La detrazione fiscale del 110% significa che se tu fai 50.000 euro di lavori, compreso IVA, in 5 anni puoi detrarre quindi 55.000 euro, che sarebbero in 5 rate 11.000 euro l'anno. Significa che devi avere un reddito abbastanza alto, quindi moglie e marito che hanno due buoni stipendi, oppure monoreddito, lavora soltanto uno, però ha uno stipendio abbastanza alto. Quindi la prima cosa che io consiglio ai clienti è andate dal vostro consulente, fatevi dire quanto potete detrarvi ogni anno, perché senza di questo, dopo aver superato i primi due scogli, vi troverete nell'impossibilità di andare avanti. Chiaro che se poi c'è la possibilità di fare la cessione del compromesso e per alcune cose lo sconto in fattura, il problema non si pone. Quindi ci vuole una strategia sia progettuale e sia economica. Perché, ripeto, se superi i primi due scogli, arrivi al terzo e dici: caspita, proprio io che c'ho una casa in campagna, che posso fare il fotovoltaico, la pompa di calore, il cappotto, posso fare il riscaldamento a pavimento, tutta una serie di cose, per arrivare anche, non dico in classe A, ma in classe B, superando tante classi, e poi arrivo all'ultimo scoglio e non posso fare l'intervento, perché non ho la disponibilità economica. Quindi, se non c'è la cessione del credito, che potrò fare? Dovrò per forza fare la detrazione fiscale, quindi avere un buon reddito per poterla fare. E faremo come si è fatto per il bonus su casa del 50%, le fatture delle ditte, i bonifici fatti in un certo modo, soltanto che qui si è aggiunto un'altra complicazione. Il tecnico dovrà fare una certificazione a stato avanzamento di lavori ogni qualvolta ci siano dei pagamenti per le ditte. Quindi diciamo che la legge è un po' complicata in questo, d'altronde no, se è del 110% qualche vantaggio ci deve essere. Però molte persone pensano di fare una ristrutturazione gratis. Non si può fare una ristrutturazione, si possono fare opere di riqualificazione energetica, che poi te ne possono trascinare qualcuna, come ho già spiegato, ok, però non è che si possono spostare muri o fare opere esterne, perché quelle le potresti fare con il bonus del 50%. La strategia progettuale è la prima cosa che ti devi far fare dal tuo tecnico. È impensabile che sia tu a farla, quindi ci vuole per forza qualcuno che ti aiuti nel farla, perché il progetto va avanti insieme sia all'aspetto economico. Infatti, la prima cosa, ripeto, che chiedo è andate al vostro consulente, ripeto, fatevi fare uno specchietto di quanto ogni anno potete detrarvi, perché in base a questo si metterà in campo una strategia progettuale di interventi possibili. Senza queste due cose che si intrecciano, non si potrà fare un bel nulla. Quindi mi raccomando, se hai qualche dubbio o domanda, non esitare a contattarmi tramite WhatsApp o direttamente per telefono.